Ciao 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 a tutti. Oggi ho da mostrarvi il contenuto dell'ultimo pacchettino che ho ricevuto da AliExpress e che contiene degli stencil che ho visto così. Stavo cercando altre cosette in AliExpress e ho visto questo venditore che aveva parecchi stencil e ho deciso di comprarne alcuni. Non ho speso eccessivamente, ho speso poco più di 6 euro per tutti quanti. E ho pensato di mostrarveli, di guardarli insieme a voi. Io li avevo già sbirciati perché sono troppo curiosa e adesso li guardiamo insieme. Penso mi saranno molto utili per la decorazione dell'agenda, ma dato che anche quest'anno per Natale penso di fare qualche bigliettino personalizzato da accompagnare ai regalini che farò e per non perdere troppo tempo a disegnare io perché la pigrizia incombe sempre su di me, ho pensato di prendere qualcosa anche a tema natalizio. Ma inizio subito a mostrarveli. Iniziamo con questo che è una fantasia, così. Ho preso questo cartoncino così almeno si vede meglio il disegno. Ecco, la velina la tolgo perché tanto poi, ecco, magari abbassiamo un pochettino così si vede meglio. Ecco qua. Dicevo, ho messo questo cartoncino color borgogna così almeno si vede meglio la decorazione. Carino, questi mi ricordano tanto i disegni di Hermès, dei foulard di Hermès. Questo, poi vediamo un po', tolgo tutti, sono di una plastica leggerissima questi stencil, pensavo fossero più rigidi, però penso che sia meglio che siano così di plastica leggera perché almeno se devo usare solo una parte dello stencil si può piegare, modellare un pochino, insomma, a misura. Questa è una fantasia di foglie, sono due fantasie diverse di foglie. Qui invece abbiamo una fantasia ancora di rose e fiori. Un po', forse avrei fatto meglio a togliere addirittura prima le bustine, però vabbè, dai, facciamo veloce. Ecco qua anche questa bella fantasia di foglie e di fiori, sempre plastica molto morbida. Non penso sia silicone, è proprio plastica questa, però ecco. È così, qui abbiamo ancora dei fiori per una bordura sull'agenda, questi mi sembra che vadano molto bene. Bella, bella anche questa. Molto molto carini. Altra, penso si veda, no, ma è meglio toglierli, altrimenti c'è il riflesso. Ecco qua, togliamo anche questo. Anche questo, qui abbiamo il fiore con la libellula e la farfalla, un'altra libellula, molto carino anche questo. Altri fiori, questo sembra una composizione di rose. Bello, vero? Sto pensando che, vabbè, si possono usare perfettamente sul foglio, lo sfondo col foglio bianco, ma vedo che anche colorando con colori chiari su fondo scuro, vedo che direi che quasi l'effetto è quasi migliore. Altri fiorellini. Qui invece abbiamo questo molto carino, questo che vi mostro ora, ecco qua, i due gattini che con le code formano il cuore e qui una fantasia di farfalle in volo. Questo
ritengo sia abbastanza natalizio. Adesso ve lo mostro appena riesco ad aprire. Ribadisco, era meglio se aprivo prima tutto perché vedo che qua sto facendo un po' di fatica. Intanto sentirete tutti i rumorini di sottofondo. Portate pazienza. Ecco, ho trovato il capo. Arrivo. Queste sono tutte stelline. Guardate che belline. No, ma poi mi piace il fatto appunto della morbidezza di questa, dello stencil, della plastica, in modo che si possa usare agevolmente anche solo per decorare qualche angolo. Stelline. Qui abbiamo, ecco qua, altri fiori, questo stilizzati, anche questi. Poi qua abbiamo una scritta. Ecco, gli uccellini con il loro nido, un rametto. E per finire questo, che è quello che vi dicevo, con qualche tema natalizio. Vabbè. Che potrò usare appunto per decorare i biglietti d'auguri, ma anche l'agenda. Ecco qua, le renne, la rosa di la stella di Natale, i pinetti, molto carini tutti. E questi sono tutti i miei stencil. Ripeto, la spesa è stata di 6,60 euro, mi sembra, in tutto. Li trovo molto graziosi, molto utili per decorare la mia agenda. Vi lascerò magari il link, se vi può interessare, del venditore nell'info box. E grazie per avermi guardato. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!